Volete fare anche voi qualche domanda a mister? Intendo. Siamo... Voglio iniziare voi? Iniziate... Mister, un commento, poi non è mai facile arrivare in corsa, insomma, però un commento in primis su questa. È stato un buon test, abbiamo affrontato una squadra forte, lo sapevamo, con un grande allenatore, oltre ad essere un amico, un ragazzo in gambissima, quindi sapevamo che avremmo avuto delle difficoltà. Però abbiamo tenuto botta bene, il rammarico un po' sta nell'aver gestito male alcune piccole situazioni che poi determinano sempre il risultato. Però la squadra ha avuto l'atteggiamento giusto, abbiamo costruito anche delle situazioni, su 1-0 abbiamo avuto una palla clamorosissima per fare il 2-0 con un doppio tap-in, portiere a terra dove potevamo trovare il gol. Non lo so, vorrei rivedere anche il gol annullato, perché sì, forse qualcuno era oltre la linea, però la palla è andata diretta in porta e non mi sembrava che il giocatore fosse davanti alla linea, alla visuale del portiere. Però, al di là di questo, le situazioni le abbiamo create, solo che siamo stati poco determinati nei 3 gol subiti, soprattutto i primi 2. Il primo abbiamo perso una palla banale, in uscita potevamo gestirla meglio, e poi loro con qualità hanno trovato questa palla al limite. Hanno trovato il gol e la seconda sinceramente in area non mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra nella marcatura, lì bisogna essere più famelici, più cattivi, perché altrimenti nel calcio puoi proporre anche delle buone cose, ma poi se nelle piccole situazioni determinanti sei leggero, poi le altre squadre ti puniscono, perché il livello è alto per tutti. Quindi abbiamo visto qualche ragazzo che fino adesso ha giocato meno. Ci sono, come sempre, ci sono delle cose positive da prendere e delle cose negative su cui lavorare. Mister, proprio in relazione ai gol subiti, ma costante anche rispetto alle altre partite dell'altra gestione, quindi queste marcature larghe, le possiamo definire così o in un altro modo? Sì, il gol del 2-1 ha fatto arrabbiare molto. È vero che loro avevamo negli accoppiamenti avevamo qualche problema di fisicità, loro sono una squadra molto fisica, rispetto a noi ci davano diversi centimetri, però se prendo gol perché il giocatore salta più alto di me, mi vince il duello, lo accetto. Se vedo l'uomo libero in area mi girano un po' le scatole, perché lì non è più una questione di struttura che perdo il duello, ma è una questione che non ho l'attenzione proprio nella marcatura, perché poi ci sono tanti modi per non prendere gol, magari non prendo la palla ma cerco di dar fastidio anche all'avversario per non farlo impattare al meglio. Quindi il secondo gol a un minuto dalla fine del primo tempo si doveva essere un po' più cattivi in aria. Poi il rigore sinceramente non l'ho visto, ero un po' lontano, quindi è inutile ora che mi esprimo. Nella dinamica non avevo percepito il contatto, però ripeto, quando lo rivedremo ora cambia poco. Il punto è che dobbiamo crescere in fretta da questo punto di vista, perché le partite... E si giocano molto su alcuni dettagli, le palle native sono una di queste, bisogna essere più cattivi, più vogliosi di vincere il duello, più agguerriti in quelle situazioni. Ho fatto un'idea, anche se ormai è poco tempo, del perché il Monterosi si trova al primo posto del Sicilio, c'è un'idea che magari si è già fatto? Alcune idee me ne sono fatte, poi man mano allenando i ragazzi sto cercando di capire se alcune sensazioni poi sono quelle giuste o se alcune possono cambiare. È normale che dei difetti ci sono, ripeto, sicuramente uno dei difetti è quello di non essere cattivi nelle piccole situazioni che determinano una gara, perché poi se si prende gol con tanta facilità, pur lavorandoci, vuol dire che c'è mancanza di attenzione, mancanza di aggressività, la percezione proprio del pericolo. La squadra difendente deve avere molto di più la percezione del pericolo. Noi su questo, secondo me, possiamo crescere tanto. La partita di Potenza avevamo fatto comunque una buona gara, anche difensivamente non avevamo sofferto granché. Oggi avevamo iniziato discretamente, poi ripeto, abbiamo fatto questo errore sull'uno pari, secondo me evitabile. Ne avevamo fatto già un altro simile in uscita, e poi la palla inattiva, quindi sono tutte cose su cui andremo a lavorare. C'è bisogno di metterci dentro un atteggiamento diverso se si vuole venire fuori. Il lavoro aiuta, non c'è dubbio, cercheremo di essere più organizzati possibile, però poi ci vuole proprio un atteggiamento, perché a Potenza dopo una buona prestazione l'abbiamo buttata su una palla inattiva, oggi
sul pareggio abbiamo preso gol su palla inattiva, quindi sta diventando una costante a cui bisogna mettere rimedio, ripeto, sapendo che quando rientreranno alcuni giocatori forse a livello di centimetri guadagneremo qualcosa che sarà importante, però non è solo una questione di centimetri, non è solo una questione morfologica, è proprio una questione di atteggiamento e su quello ci lavoreremo. Mister Roberto Settonce per acciperura.com, sì. Due domande. La prima, se non erro, ha giocato con mister Bardini nello stesso anno? Sì, abbiamo giocato insieme a Perugia. La seconda, come vede nel girone B il Perugia? Guarda, ho parlato con Ciccio, a me è una squadra che mi piace, che ha delle caratteristiche ben precise che secondo me incarnano molto anche lo spirito dell'allenatore. È una squadra che ha grandissima fisicità, è molto forte nei duelli, hanno qualità, una rosa lunga. Sono convinto che è una squadra che può fare un campionato di vertice, in un girone tosto, perché comunque è un girone dove c'è Cesena, dove c'è il Pescara, c'è la SPAL, insomma ci sono squadre molto attrezzate, quindi un girone difficile, però loro secondo me possono dire la loro in questo campionato avvincente. Mister, chiudiamo con un appello per domenica, un appello alla squadra. Ma no, ora non è il caso di fare appelli pubblici alla squadra, con la squadra ci parlo in privato e quello che devo dire ai ragazzi lo dico a quattro occhi, non ho bisogno di fare messaggi in video. Grazie. Salve, buon lavoro.